Ragazzi, allora, ancora un paio di cose, non vi tengo a lungo perché a quest'ora, dopo una mattinata, siete stanchi. Allora, da un punto di vista puramente di linguaggio, abbiamo detto che io devo passare una variabile per valore o una variabile per riferimento. E io vi ho fatto vedere che per passare una variabile per riferimento usavamo questo strano simbolo dell'e commerciale, che si pronuncia ampersand, davanti al tipo della variabile. Quindi, se io ho una generica funzione f, scrivo void f e voglio passare una variabile per riferimento, scrivo int reference x. Questo si scrive int, il carattere ampersand e poi x. Allora, che cos'è questa nuova dichiarazione? Noi siamo abituati a scrivere int x. Quando scrivo int x, il mio compilatore che fa? Va in tabella dei simboli, scrive il nome della variabile x, scrive che è di tipo intero, va in memoria e dice dove c'è spazio. Per esempio, all'indirizzo 1000 c'è spazio per la variabile x. Se la variabile x di tipo intero occupa 4 byte, allora vorrà dire che i byte 1000, 1001, 1002 e 1003 sono riservati, questa è la memoria, 1000, 1001, 1002 e 1003, questi 4 byte sono associati alla variabile x. I progettisti del linguaggio C++ hanno introdotto un nuovo tipo che si chiama il tipo reference. Allora, se io qua scrivo int reference y uguale x, sto introducendo una nuova definizione. Quando il compilatore vede questa roba qua, dice la variabile y è un reference alla variabile x. Allora, in tabella dei simboli aggiunge y, aggiunge che anche y è di tipo intero, però non va a riservare spazio in memoria, ma associa alla variabile y lo stesso indirizzo della variabile x. Da questo momento in poi, o dico x o dico y, l'effetto è esattamente lo stesso, perché x e y sono due variabili alle quali corrisponde lo stesso indirizzo di memoria, cioè è esattamente la stessa variabile. Allora noi ci chiediamo ovviamente, ma questa cosa la posso scrivere nel mio programma? Certamente sì. Posso scrivere un programma nel quale uso sia x che y. Ha senso questa cosa? Proprio no. Perché è come se usassi, ragazzi, è un po' come un nickname, come un alias. Se uno ha un nickname più breve, o usa il nome vero o usa il nickname, è esattamente la stessa cosa. Qui o uso x o uso y, mi sto riferendo a questo dato in memoria. Questo lo posso tranquillamente scrivere nel mio programma, però è chiaro che non ha un gran significato. Allora, perché i progettisti hanno introdotto il tipo reference? Semplicemente per questo motivo. Quando io scrivo void f int reference x, questa è la mia funzione. Quando io chiamo la funzione e scrivo f di z, dove z è una variabile che ho definito nel mio programma, all'atto della chiamata il mio esecutore, sapete che cosa fa? È come se stesse dicendo l'associazione tra queste due variabili avviene definendo int reference x uguale z.
cioè la variabile x diventa un reference alla variabile z, cioè una variabile che ha un nome diverso ma alla quale corrisponde lo stesso indirizzo di memoria della variabile z. Allora, nel corpo della mia funzione, quando io scrivo x uguale 0, dove lo sto scrivendo? Poiché la variabile x è un reference alla variabile z con la quale ho chiamato la funzione, non sto scrivendo x uguale 0 nello stack, ma sto scrivendo x uguale 0 all'indirizzo della variabile z con la quale ho chiamato la funzione. Ragazzi, è chiaro che questo è un trucco sintattico. Da un punto di vista pratico, questa operazione si traduce scrivendo nello stack l'indirizzo della variabile z. Però dal punto di vista del linguaggio, io qua uso la variabile x come un reference alla variabile con la quale ho chiamato. Allora, il tipo reference è in generale un'associazione tra due variabili, e quando definisco una variabile come reference, gli devo sempre mettere nella definizione la variabile alla quale questa è riferita. Quindi io non posso scrivere int reference x, il compilatore mi dà errore. Ma se io qua scrivo int k, io posso scrivere int reference x e devo sempre metterci uguale k, perché questa variabile x viene messa in tabella dei simboli dandogli lo stesso indirizzo della variabile della quale è reference. Questo trucco sintattico si utilizza nelle chiamate a funzione, cioè, ragazzi, il parametro formale, quello che c'è tra parentesi nella definizione della funzione, diventa un reference del parametro effettivo, cioè hanno nomi diversi ma corrispondono allo stesso indirizzo di memoria. In questa maniera, quando io uso la variabile reference nella funzione, sto mettendo direttamente le mani sull'indirizzo di memoria della variabile nel programma chiamando. Questo è il trucco sintattico. Allora, ragazzi, come parte di teoria mi fermo qui. Voglio soltanto aggiungere un piccolo concetto. Quando viene generato il codice, quindi quando io compilo il mio programma e viene generato il programma eseguibile, quindi per esempio lancio l'ambiente NetBeans, prendo un programma qualsiasi, no? C'ho questo programmino, quello che mi diceva se è un carattere, una cifra, un simbolo, eccetera. Allora, quando io lo compilo, quindi sto generando l'eseguibile, allora che cosa succede? Viene generato quello che si chiama un programma eseguibile, cioè un file che ha la stessa estensione. Questo si chiama CPP Application 2, verrà generato un file che si chiama CPP Application 2.exe. Questo file dove si trova? Si trova sul disco. Dentro questo unico file, che cosa il compilatore ha messo? Il compilatore mette dentro questo file tutto il codice che ha tradotto in linguaggio macchina, cioè tutta quella che si chiama l'area code. Ma questo codice, però, queste istruzioni hanno codice operativo operando, cioè tutto il codice che è scritto qua dentro in linguaggio macchina sarà una sequenza di istruzioni che sarà
codice operativo uno o più operandi. Gli operandi sono i dati sui quali operano le istruzioni. Questi dati, questi operandi, sono rappresentati se un dato immediato è proprio il bit su cui fare il conto. Se è un dato, un operando con modalità di accesso diretto, indicherà l'indirizzo di memoria dove si trova il dato. Allora, oltre all'area code, io devo aggiungere anche l'area di memoria dove ho allocato le variabili. Cioè, il mio programma, ho modello carta e penna, le istruzioni, ma su carta ho anche i dati. Quindi, quando si genera l'eseguibile, mettiamo il codice e mettiamo anche la parte dei dati. Allora, come sono allocati i dati? Abbiamo visto che la maggior parte delle informazioni viene allocata direttamente sullo stack. Quando parte una funzione, alloca i parametri formali sono allocati sullo stack, ma abbiamo visto che anche le variabili locali ad una funzione sono allocate sullo stack. Quindi anche le variabili, poiché anche il main è una funzione come le altre, tutte le variabili che alloco nel main, quindi per esempio questa variabile char c che sta scritta qua, dove è allocata? Anche lei sullo stack, perché è una variabile locale alla funzione main. Allora, qui ho un'area che si chiama stack, che è associata a questo codice. Poi abbiamo detto che posso anche avere delle variabili globali, quel foglio grande messo a disposizione qua, al quale tutti hanno accesso. Allora, le variabili globali vanno allocate in un'area che si chiama data. Tutta questa memoria organizzata così viene associata al mio codice. In realtà c'è anche un'altra area di memoria che sta in mezzo a queste due, che si chiama IP, e che più in là vi farò vedere a che cosa serve. Quindi, per il momento, noi abbiamo che quando viene fatta la compilazione viene generato un unico file che contiene tutto il codice eseguibile. Ragazzi, quello mio più i programmi di libreria che io ho aggiunto al mio programma. Il linker mette insieme tutti questi pezzi. Poi organizza, questa è la parte codice, tutta la parte dati, che è questa, è divisa in tre pezzi. L'area data, dove ci sono le variabili globali. L'area IP, che per il momento non sapete a cosa serve, ve lo dirò più avanti. L'area stack, dove vengono allocate tutte le variabili definite dentro ciascuna funzione. Tutto questo è messo sull'hard disk. Quando io mando in esecuzione il mio codice facendo così, che succede? Succede che il sistema operativo attiva un programma che si chiama loader. Questo programma prende dall'hard disk il mio codice, lo porta in memoria e genera quello che si chiama un processo, cioè un programma in esecuzione al quale viene associata un'area di memoria organizzata così. Se io vado sul task manager e vado a vedere quali processi sono in esecuzione,
Allora, qua non lo vediamo direttamente perché il processo si trova all'interno del... abbiamo questi processi console Windows host che sono i processi che sono in esecuzione. Allora, uno di questi due è il processo che è in esecuzione in questo momento, che è un processo che si è aperta una shell Windows dentro la quale sta girando il nostro codice. Quindi, quando voi associate un generate un processo viene identificato il nome, ne viene dato un identificativo e viene dato una classe di priorità, cioè quel programma che si trova sul hard disk viene caricato in memoria e il sistema operativo lo manda in esecuzione. In questo momento questo è un processo che il sistema operativo ha messo in esecuzione e che è in attesa di un input da parte dell'utente. Quando voi chiudete questo processo, allora questa parte di memoria che dall'hard disk è stata caricata nella memoria centrale viene rilasciata e il controllo ritorna al sistema operativo. Allora, riassumendo, abbiamo capito che lo stack gioca un ruolo fondamentale nella memorizzazione delle variabili nel linguaggio C++. Perché? Tutto quello che si scambiano le funzioni viene memorizzato sullo stack, ma anche le variabili che vengono definite in ciascuna funzione vengono memorizzate sullo stack. Solo delle variabili molto particolari, che vi introdurrò domani, che si chiamano variabili globali, vengono allocate in quest'area qui. Allora, le variabili che stanno scritte qua dentro hanno un indirizzo completo per esteso. Le variabili che sono allocate sullo stack hanno un indirizzo che invece, come è fatto? Si parte da contenuto, dall'indirizzo contenuto nello stack pointer e le altre variabili sono allocate in maniera relativa rispetto allo stack pointer. Cioè io qua posso dire l'alloco all'indirizzo 3, qua devo dire alloco all'indirizzo stack pointer più 5. Allora, questo è un indirizzo assoluto, questo è un indirizzo relativo rispetto alla, al valore contenuto nello stack pointer. Va bene, ragazzi, ci fermiamo qua. Ci vediamo.